Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, io sono come sempre il vostro Enomis e bentornati con la nostra carriera su FIFA 20. Allora, nella scorsa puntata abbiamo iniziato il nostro torneo precampionato, abbiamo effettuato le prime due partite, la prima partita con livello campione e la seconda con livello leggenda. La prima l'abbiamo vinta senza problemi, la seconda siamo andati sotto di ben 3 gol, poi con un cambio di modulo passando al 4-3-3 offensivo siamo riusciti finalmente a uscire e siamo riusciti a fare 2 gol. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il pareggio con un'azione all'ultimo minuto, peccato, però penso che e spero che il 4-3-3 sia il nostro modulo ideale. Andremo adesso ad affrontare l'ultima partita del girone, quella più difficile contro il Real Betis. Al momento siamo tutte e quattro le squadre a 3 punti, quindi questa è la partita decisiva. Andiamo a fare la formazione, ragazzi. Questa è la formazione che scenderà in campo: Meret in porta, Gulam, Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo in difesa, Fabian Ruiz e Allan a centrocampo, trequartista dietro le tre punte, Zielinski a sinistra, Insigne, Milik unica punta al centro e Caillon, anche lui largo sulla destra. Speriamo di raggiungere la vittoria o perlomeno di passare il turno e vediamo che succede. Il nostro obiettivo è raggiungere le semifinali del torneo per poi raggiungere la finale e speriamo di vincere il montepremi di 9 milioni. Andiamo in campo, ragazzi. Battuto il calcio d'inizio, ragazzi, ultima partita del girone, speriamo di portare a casa un buon risultato, ma soprattutto un risultato utile per il raggiungimento del superamento del girone. Scusate se sto parlando così. Vediamo quello che succede. Sulla fascia Alonso, passaggio al centro, Di Lorenzo capisce tutto, preferisce spazzare, sbaglia il rinvio, attenzione, possibilità per Real Betis. Cross in mezzo. Palla buona, Meret ci arriva, devia la palla sul palo, mamma mia che rischio. Cominciamo bene. Indietro per Gulam, non vede nessuno in mezzo tra i suoi compagni. Ancora palla per Fabian Ruiz. Insigne, posizione regolare, cross in mezzo, troppo sul portiere, palla che rimane lì, attenzione, respinta un po' strana da parte del portiere del Betis, non ne abbiamo approfittato. Occhio adesso però al contropiede. Fallo da parte di Caillon. Non fischiato per il vantaggio. Attenzione al Real Betis sulla fascia. Temporeggiamo. Riusciamo a uscire. Zielinski allarga per Caillon. Solo Milik davanti. Milik cerca di scattare. Adesso è in posizione irregolare però. Milik. Inserimento per Insigne. Vede Zielinski. Attenzione contro il portiere. Ed è gol. Grande azione con inserimento di Piotr Zielinski. 1-0 al 26esimo, bravi ragazzi, bella azione. Bravissimi. Bravi, 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 bravi. L'ultimo passaggio è il più rischioso. Insigne pensava ad un intercetto da parte del difensore del Betis, ma così non è stato. E Zielinski, da buon trequartista, infila con un tiro di collo pieno angolatissimo basso. E il Napoli si porta in vantaggio. Bene. Palla che va verso indietro, anche Insigne le dà una mano e riesce a recuperare il pallone. Attenzione, contropiede del Napoli. Vediamo Zielinski, non ancora in fuorigioco. Palla in mezzo per Milik. Attenzione, ancora Zielinski. Prova l'inserimento di Insigne. Vediamo se è regolare. Vediamo, vediamo, vediamo. No, no, fuorigioco. Gol annullato. Penso anche di parecchio. Penso anche di parecchio. Sì, molto. Ancora il Real Betis, cross in mezzo, Koulibaly fa buona guardia. Palla che comunque rimane ancora nella nostra zona. Attenzione! Primo, altra occasione per il Real Betis. Noi cerchiamo un contropiede. Milik, serve Zielinski, vede Caillon. È in fuorigioco. Finisce qui il primo tempo, 1-0 per il Napoli. Non abbiamo fatto per niente male. Abbiamo rischiato solo con un'occasione a inizio partita, ma abbiamo per fortuna un signor portiere che si chiama Meret. E torniamo negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Inizia il secondo tempo, due facce nuove all'interno del Napoli. Escono Caillon per precauzione, visto che era stato ammonito al suo posto Lozano. E Zielinski, autore del gol del 1-0, esce per dar spazio a Mertens che si apposterà dietro le punte. Mertens, inserimento da parte di Fabian Ruiz, ancora Mertens, va ad andare fino in fondo, vede l'avversario, vede l'arrivo di Lozano, attenzione.
Cerca di un passaggio in mezzo, palla indietro, tiro svirgolato da parte di Milik. L'intercetto di Fabian Ruiz, attenzione, contropiede del Napoli. Scarica per Mertens, vede l'arrivo di Insigne, eccolo Insigne. Cerca un giocatore in mezzo, effettua il cross, arriva Fabian Ruiz e di poco, anzi no, era all'anno, incredibile. Primo cambio tra le file del Napoli, esce Fabian Ruiz, stanchissimo, e dentro Elmas. Nuovo acquisto dei giocatori del Napoli, della squadra del Napoli, 19enne. Indietro per Ghoulam, e finisce qui la partita. Una vittoria un po' striminzita, poche occasioni da gol, ma l'importante è averla portata a casa, ragazzi. Passiamo il turno, dobbiamo solo vedere se come primi o come secondi. Soddisfatto, anche nonostante... Calcolando il livello di difficoltà, portiamo a casa la vittoria nonostante l'avversario non fosse proprio una top player. Allora ragazzi, qua abbiamo un problema. Nonostante io abbia disattivato l'opzione del mercato estivo, quindi in teoria non potrei né vendere né comprare, o meglio, posso metterli sul mercato, ma non dovrei ricevere offerte, qui abbiamo un'offerta di 5 milioni e mezzo da parte del Fenerbahce per Karnesis. Io sinceramente farei così. Anche se l'intelligenza artificiale effettua dei trasferimenti, io sì vendo i giocatori, però non ne compro neanche uno, per il semplice fatto che voglio tener fede alle vostre risposte che mi avete dato su Instagram sul sondaggio. Quindi la rosa per ora rimane così fino al mercato invernale. Intanto vediamo di aumentare un po' la richiesta per Karnesis. Loro ci offrono 5 milioni e mezzo, puntiamo sui 6 milioni. 5 milioni e mezzo. Rinegozia e andiamo sui 6. A posto, ok, adesso vedremo se Karnesis accetterà. Siamo pronti ragazzi, adesso dovremo affrontare le semifinali del torneo precampionato, dovremo affrontare la squadra di Premier dell'Everton, la seconda semifinale invece è il Nunez contro il Monterrey. Diciamo che se dovessimo vincere avremo buone possibilità di vincere il torneo. Ecco ragazzi, questa è la formazione che scenderà in campo contro l'Everton. Il Napoli schiera Meret, Ghoulam, Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo in difesa. Elmas titolare dal primo minuto insieme ad Allan e Zielinski dietro le punte. Tridente d'attacco composto da Insigne a sinistra, Lozano a destra e Llorente come unica punta. Vediamo se le nostre scelte saranno corrette. Andiamo in campo. Inizia la sfida ragazzi. Questa penso che sia la squadra più difficile che dovremo affrontare da quando abbiamo iniziato la carriera. Sarà un bel test per noi. Koulibaly allarga per Ghoulam. Molto spazio. Vuole servire Llorente. Llorente scambia con Insigne. Ottima giocata. Insigne entra in area. Vuole provare il tiro a giro. Troppo alto. Risposta del portiere. Elmas vuole tirare da fuori. Ci prova. Manolas all'anno subito pressato. Passaggio per Zielinski. Vuole cercare un dribbling. Vuole entrare in area. Serve di nuovo all'anno. Attenzione, vuole provare il tiro. Centrale. Risposta di istinto da parte del portiere dell'Everton. E c'è il primo calcio d'angolo per il Napoli. Di Lorenzo. Avanza sulla fascia. Pressato. Molto pressato. L'arrivo addirittura di Elmas da dietro. Avanza Elmas, dribbla un avversario, attenzione, ha lo spazio, prova il tiro, mamma mia, che rasoiata a fil di palo. Rivediamo di quanto è uscita, mamma mia, di pochissimo. C'è Di Lorenzo che cerca di fermare l'avversario, ci riesce, attenzione, ripartenza del Napoli con Lozano, ha spazio davanti, va fino in fondo, finché può, ancora Lozano, Lozano sulla fascia, ancora Lozano. Vuole provare un passaggio in mezzo, attenzione, Llorente da solo, completamente in bocca al portiere. Nitida occasione per il Napoli. Il Napoli è colui che ha più possibilità. Llorente ancora. Prova il tiro e stavolta non sbaglia! Il Re Leone! Il primo ruggito con la maglia del Napoli su assist di Insigne. E il portiere non può nulla col suo rasoterra. Che si infila nell'angolino basso, rivediamolo. Grande giocata di Insigne. In un piccolo spazio, Llorente buca la rete e porta il Napoli in vantaggio. Wow, bravo Fernando.
Finisce qui il primo tempo, un Napoli a dir poco perfetto, due occasioni prima di passare in vantaggio con un bellissimo tiro rasoterra di Llorente su assist di assist, su assist di assist? Avevo detto, su assist di Lorenzo Insigne. Speriamo di continuare così. Zinischi, serve Llorente, perché l'aiuto di un compagno, attenzione. Buono il passaggio di Zielinski per Lozano, arriva fino in fondo, vuole provare il diagonale, peccato. Ancora Llorente, Zielinski più avanzato, attenzione, chiede il pallone, Insigne raggiunge la sfera, effettua il cross, attenzione, Llorente di pochissimo al lato di testa, possibilità di doppietta, svetta più in alto di tutti. Il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Palla che sfiora il palo. Effettuiamo adesso due sostituzioni. Entrano Milik e Fabian Ruiz al posto di un ottimo Llorente e di Elmas. Lozano sulla fascia. Attenzione, riesce a divincolarsi. Prova a metterla in mezzo. Palla indietro per Allan. Protegge il pallone Fabian Ruiz. Vuole avere lo spazio per il tiro. Lo trova di pochissimo alto. Grande azione di Fabian Ruiz, sarebbe stato un gol fenomenale. La palla purtroppo non scende abbastanza. E su questa piccola azione finisce la partita. E anche che se con uno striminzito 1-0 abbiamo avuto però sia un ottimo gioco che ottime occasioni. Quindi meritavamo anche di aumentare il nostro vantaggio. L'importante però è aver raggiunto la finale del torneo. Scopriremo adesso contro chi dovremo giocare. La squadra del Nunez vince ai rigori per 4-3 contro il Monterrey, quindi sarà lei la nostra sfidante per il titolo del torneo precampionato. Offerta di trasferimento per Tonelli, 8 milioni da parte del Chelsea. Cioè, addirittura il Chelsea vuole Tonelli. Va bene, allora. Come prezzo, lui ha un valore che va dai 6 milioni e 6 ai 9 milioni e 7. Siccome il Chelsea non è una squadra poverissima, direi che potremmo anche spillargli qualche soldino in più e andare su i 9 milioni e mezzo. Vediamo un po'. 9 milioni e mezzo. Vediamo un po' che cosa mi dici. Perfetto. Accettato. Allora, ragazzi, siamo pronti per affrontare il Nunez, squadra altra finalista del torneo. Speriamo di portare a casa la vittoria, ma soprattutto i soldini. Non effettueremo turnover, quindi partiremo con i titolarissimi. Anche se devo dire la verità, Llorente si è comportato molto molto meglio rispetto a Milik. In caso lo faremo subentrare nel secondo tempo in base alle necessità. Andiamo a fare la formazione. Questa è la formazione che scenderà in campo contro il Nunez per la finale del torneo precampionato. Meret in porta, Ghoulam, Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo in difesa. Centrocampo composto da Fabian Ruiz, Allan, Zielinski dietro le tre punte, Insigne, Caglione e Mertens prima punta. Cerchiamo di giocare in velocità. Ragazzi, speriamo bene, come sempre, facciamoci segno della croce e portiamo a casa il trofeo. Iniziata la sfida, ragazzi, tra noi e il Nunez. Diciamo che sulla carta non ci dovrebbe essere storia, ma sappiamo come sempre che ogni partita fa storia a sé. Koulibaly per Di Lorenzo. Allan. Serve Fabian Ruiz. Ancora con Allan, ma viene passato a, la palla viene a Zielinski, che attenzione entra in area. Vuole provare il tiro. È già subito la prima occasione. Anche con il rischio da parte del Nunez di effettuare un fallo da rigore. Rischioso. Di cercare di giocare in velocità. Attenzione. Vorrei di nuovo, Koulibaly marca, cross in mezzo, arriva Manolas che però respinge male, per fortuna il colpo di testa degli avversari è troppo debole. Meret cerca di far ripartire subito la manovra, ma commette un errore, per fortuna non riesce ad approfittare la squadra avversaria, dobbiamo stare più tranquilli. Zielinski appoggia per Fabian Ruiz, scambio con Mertens, ancora palla per Fabian Ruiz, buona. Subisce fallo, fallo al limite, ci sarà sicuramente un provvedimento disciplinare. Vediamo il colore del cartellino per Pinola. E viene ammonito, calcio di punizione per il Napoli da buona posizione. Mertens alla battuta. Parte Mertens, palo, incredibile. Mamma mia, che occasione.
Solo il palo ha salvato la squadra avversaria, il portiere era praticamente battuto. E finisce qui il primo tempo, non ci siamo comportati male, a parte qualche piccolo errore, per fortuna non ben sfruttato dalla squadra avversaria. Dobbiamo fare molta più attenzione, dobbiamo stare più tranquilli e costruire le manovre con molta più calma. Palla avanti per Nunez, Montella in possesso palla. Attenzione, possibilità, cercare lo spazio per il tiro, buono l'inserimento e gol. È gol. Ed è regolare. Ed è regolare purtroppo. Inserimento dell'attaccante argentino. Nulla da fare per Meret che sul primo palo si fa infilare 1-0. Peccato. Però non è ancora detta l'ultima parola, ragazzi. Non è ancora detta l'ultima parola. Prima sostituzione per il Napoli. Esce un non tanto lucido Zenischi dentro Elmas. Mertens, serve all'Ann, arriva Elmas, arriva anche, attenzione, Mertens prova il tiro di prima, palla troppo in alto, grande risposta del portiere avversario. Altre due sostituzioni, entrano Lozano al posto di Insigne e Milik al posto di Caglion. Lozano a destra, Milik al centro e Mertens a sinistra. Di Lorenzo insegue l'avversario. Ancora il Nunez. Temporeggia Di Lorenzo. Non riesce a intercettare il pallone. Ancora il Nunez in possesso di palla. Prova il cross in mezzo. Palla buona! Ed eccolo il gol del 2-0. Finita, ragazzi. Finita, ragazzi. Ghoulam non lo seguiva proprio. Non lo seguiva proprio. Finisce qui la partita, ce ne andiamo a casa con un secondo posto, il Nunez ci batte in finale e va bene. Era la nostra portata in verità questo torneo. Peccato. Vediamo un Koulibaly sconsolato e adesso niente, dobbiamo pensare al campionato. La prima partita di campionato sarà contro la Fiorentina. Partita non facile anche perché giocheremo fuori casa. Offerta di trasferimento da parte della Lazio per Amin Younes, la squadra interessata a questo giocatore. Offrono esattamente 10 milioni e mezzo, che è il valore del giocatore stesso, però qua dicono che possiamo anche strappare qualche euro in più e la cosa non sarebbe male. Allora, ci offrono 10 milioni e mezzo. Io punto sui 15. Allora, tac. Anzi, 15 e mezzo, vai. Vediamo cosa dicono. 11,7 e 5% della rivendita. Facciamo così. Allora, controfferta. Rimuovo la clausola. Rinegoziamo. Tu non me ne vuoi dare 15 e facciamo 14. Che mi dici? Perfetto. Ok. Amin Younes venduto, Tonelli venduto e Karnezis venduto. Perfetto. Allora, per Karnezis abbiamo a disposizione 4 milioni e 6, Tonelli 7 milioni e mezzo, Younes 11 milioni e mezzo. Eccoci ragazzi, effettueremo la prima nostra conferenza stampa prepartita. Dovremo affrontare come prima di campionato la Fiorentina. I giornalisti stanno prendendo posto in sala. Eccoci, mamma mia, ma che bello che sono. Allora, vediamo un po' che cosa ci chiedono. I risultati ottenuti dalla squadra Napoli nel precampionato fanno sperare i tifosi. Che impatto avranno queste prestazioni sul morale dei giocatori in vista della prima partita? Allora, ho fiducia nella squadra. Abbiamo parecchi giocatori di qualità in rosa. Ci stiamo impegnando tutti i giorni. Abbiamo parecchi giocatori di qualità in rosa. E il morale cresce. Bene. Più di quanti mi aspettassi a dire il vero. Sarà una stagione interessante. Spero si divertano. Crede che la squadra possa puntare a vincere il campionato? Sì. Almeno qui. Lottare per il titolo è il minimo. La fiducia è fondamentale. Questi giocatori possiamo vincere ogni anno. Facciamo gli spocchiosi.
Con i giocatori che abbiamo è normale lottare ogni anno per il titolo. Siamo pronti, non vediamo l'ora. Bella risposta, il nostro morale aumenta sempre di più. Lo Zone ha iniziato il precampionato alla grande. Possiamo aspettarci di vederlo in campo dal primo minuto oggi? Aia. Squadra che vince non si cambia. Si è messo in luce, è un esempio per i compagni. Diciamo che si è messo in luce. E il suo morale aumenta. Le amichevoli sono importanti perché consentono ai giocatori di mettere minuti nelle gambe in vista della stagione che li attende. Lo Zano ha sfruttato i minuti che aveva a disposizione. Grazie e chiuderei qui con le domande. Fanno passare troppo poco tempo tra una risposta e l'altra, soprattutto se la risposta è troppo lunga, quindi non è che riusciamo tanto a leggere tutte le risposte. Allora, vediamo, c'è lo Zano che ci vuole parlare. Vediamo un po'. Sto attraversando un buon periodo di forma ultimamente, mi sento bene, quindi spero che non mi manderà in panchina contro la Fiorentina. Vabbè. Potremmo provare a metterlo come titolare per farlo contento e poi inserire Caglione. Vediamo, ci aspettano partite più importanti, ci penserò. Non ci sei solo tu. Diciamo che ci penserò, dai, vediamo un po'. Al massimo aumenta il suo morale, perfetto. Non ho ancora scelto la formazione, ma terrò conto della tua richiesta prima di annunciarla. Va benissimo. Allora ragazzi, io direi di fermarci, la puntata di oggi finisce qui, nella prossima puntata dovremo affrontare tre partite toste, Fiorentina come prima di campionato, Juventus o se vogliamo dire Piemonte Calcio e terza partita sempre campionato contro la Sampdoria. Il precampionato mi ha soddisfatto abbastanza, peccato per la mancata vittoria in finale, c'è ancora qualcosa da smussare e dobbiamo lavorare ancora su certi aspetti. Intanto ragazzi, io vi saluto, se vi è piaciuta questa puntata mi raccomando mettete tanti like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando anche la campanella per le notifiche per avvisarvi sui video che inserisco sul canale. Qui sotto trovate come sempre i link agli altri miei profili social, insieme anche al link del sito di 4Gamers, il network di videogiochi del quale faccio parte, insieme anche agli altri link dei canali degli altri membri del team. Per oggi è tutto, spero che questa carriera vi piaccia e speriamo che diventi sempre più avvincente e interessante e io vi mando un grosso bacio e un abbraccio, come sempre dal vostro Enomis e come dico sempre, Wagyu, state mo buona e sempre forza Napoli. Ciao Wagyu!